Buongiorno, benvenuti nel paese in cui è scomparsa la vergogna. Ormai nessuno si vergogna più di niente, anzi la ritengono un'offesa la vergogna, invece per me è una virtù, sapersi vergognare, avere pudore. Guardate qua cosa è successo, avevo messo questo commento su Marco Rizzo, no? Arriva questa persona e mi fa: ma finitela, Rizzo è una persona per bene. E io gli avevo risposto così. Cosa vuol dire per bene? Che non uccide? Quello sì, ma prende i soldi nostri da decenni senza far nulla. E mi risponde: ma smettila, cioè poi gli dico: era chiamato pelato servo della NATO. Vergognati. E questo nel lontano 99. Arriva la politica corretta e mi dice: sentite bene, e poi come gli rispondo: ma come ti permetti di dirmi vergognati? Io non ti ho offeso e gradirei che tu facessi altrettanto. Era chiamato, si diceva, ma da quando in qua le maldicenze hanno un valore probatorio? E io gli ho risposto così: abbiate pazienza perché la risposta è molto bella. Non hanno più vergogna la gente, non sa neanche più cos'è la vergogna. Ora guardate cosa gli ho risposto. Ma da quando in qua? Allora io ho detto: cara, vergognarsi è una qualità, non un'offesa. Ormai i valori sono saltati, nessuno si vergogna più di nulla. Poi, di quale maldicenza parli? È un fatto che appoggiò la guerra in Kosovo. Cossutta non voleva e Rizzo aprì un partito apposta per sostenere Prodi. Da qui la vergogna. Ma nessuno si vergogna più di niente, neanche di incitare Rizzo che appoggiò Prodi nel 1999, proprio quando introdusse l'euro.